Così va bene. Bentornati sul mio canale o benvenuti se è la prima volta che capitate in uno dei miei video. Se fosse la prima volta, mi raccomando, iscrivetevi al mio piccolo canale per aiutarmi a farlo crescere, interagite se vi va ed attivate la campanella per non perdervi la notifica dei miei prossimi video. Oggi lunedì, inizio settimana, nuovo svuota la spesa. Sono passata dal solito supermercato Conad perché, come ho spiegato già negli scorsi svuota la spesa, è il supermercato che ho più vicino, il supermercato che preferisco, che ho più vicino, e quindi quasi tutti i miei svuota la spesa saranno Conad. Ma non solo, perché sono passata anche dal mio fruttivendolo di fiducia e ho preso anche un pochino di verdura, quindi sarà un po' un mix: svuota la spesa frutta e verdura e svuota la spesa Conad, spesa più o meno settimanale e spesa che ho fatto senza lista della spesa in mano, quindi probabilmente non avrà alcun senso e probabilmente strada facendo mi renderò conto di aver preso tutto tranne quello che mi serviva realmente. Fatemi sapere se succede anche a voi. Io direi di partire dalla Conad, facciamo così, dai prodotti Conad. Intanto c'è l'una che probabilmente spunterà da qualche parte. Cosa ho preso al Conad? Allora, questa settimana vorrei cimentarmi in una ricettina dolce un po' pasquale. E per me dolce pasquale significa ricotta, quindi ho preso una bella ricotta della Granarolo. Ve li avvicino così, quindi ricotta della Granarolo. Non so come sia, sinceramente della Granarolo non l'ho mai assaggiata, poi non compro tanto spesso la ricotta in realtà. Poi, surgelati che metto subito nel freezer, ho preso i filettini di merluzzo, questi qui, che rispetto, diciamo, ai tronchetti li preferisco un po' di più, ma ovviamente niente a che vedere col merluzzo fresco, però io vivo in un posto in cui è difficile. Bisogna aspettare che passi il pescivendolo quella volta a settimana, gira e rigira, quindi vado di surgelato e questo non è male. Se sentite dei rumori è l'una proprio sotto il telefono. Questo lo metto, questo insieme a questo li metto già in freezer, mi sa. Solito salvagena, i 18 bastoncini della Conad che noi amiamo. Una bresaola, solita bresaola, come vi ho detto probabilmente in questi svuota la spesa alcuni prodotti si ripeteranno perché sono prodotti con cui mi trovo bene, quindi compro sempre. Quindi bresaola, questa è buona, molto buona, costicchia, però è buona ed è pratica e comoda. Solita feta della Conad, questa la trovo anche molto buona. Non c'era lo yogurt alla stracciatella e quindi ho preso questo alla vaniglia, che poi volendo si aggiungono le goccine di cioccolato a parte. Ah, questo è un altro surgelato, devo metterlo in freezer. Pisellini primavera della Findus, che per me raga sono imbattibili, non cuociono in pochissimo tempo, sono belli dolcini, teneri, io li amo. Visto che c'era questa misticanza già lavata ed asciugata, anche se è una lavatina la diamo lo stesso, però è molto comoda e pratica per quando si arriva di fretta e si ha bisogno di un contorno al volo di un'insalata, questa è perfetta. E prima busta andata, signori. Poi farina di mandorle, farina di mandorle Conad sempre. Questa io la utilizzo sia nei dolci ma anche per esempio nelle panature. Faccio una ricettina, a volte quello marinato nello yogurt, poi panato nella farina di passato nella farina di mandorle con varie spezie e poi infornato. È da un sacco che non lo faccio, questa settimana potrei anche decidere di rifarlo. E poi ovviamente nei dolci, insomma, è perfetta. Vorrei provare a fare una pasta frolla con la farina di mandorle questa settimana, se ci riesco. Soliti filettini di sgombro sott'olio al naturale, questi in questo caso della Rio Mare. Io generalmente prendo quelli Conad, anche per costano anche meno, però non c'erano e quindi ho preso questi della Rio Mare. Poi tisanine, perché eravamo a corto di infusi e ho preso, questa è la preferita di Diego, con i mirtilli, giusto? Piace molto anche a me. E poi ho voluto prendere anche questa qua, limone e zenzero, un po' più speziata. Penso abbia anche della curcuma, no, solo limone e zenzero, questa qua. E che penso berrò più io che lui.
Poi, prodottino davvero buono, la maionese vegetale della Sacla. Raga, questa maionese è buonissima ed è fatta con olio di semi girasole, acqua, zucchero, aceto di alcol, sciroppo di glucosio, sale, sciroppo di riso, amido di mais, aromi naturali. Vabbè, diciamo che non è che è un prodottino sano, però è una maionese vegetale davvero davvero buona e la compro spesso, l'accompagno al pesce, tipo se preparo il merluzzo mi piace accompagnarlo anche a un cucchiaio di maionese. Soliti legumi, bonduel, oggi ho preso ceci e fagioli cannellini, in realtà anche la scorsa settimana. Poi riso basmati, ho voluto provare questo qui che è misto con riso rosso e nero. Questo qui non l'ho mai assaggiato. Poi solita pasta integrale, farfalle, che vi giuro raga era un formato che io avevo totalmente escluso dalla mia vita, totalmente dimenticato. Un giorno ho fatto una pasta con i carciofi e poco tempo fa e niente, mi è tornata la voglia delle farfalle e probabilmente le ripreparo oggi. Quindi farfalle integrali, come sapete io come pasta integrale compro sempre questa Conad, e anche gli spaghetti. Questi, l'unica pecca di questi è che un pochino tendono a spezzarsi, però sono molto buoni. E la spesa del Conad è andata. Passiamo, ah no, non è andata, che sto dicendo? Non è andata per niente in realtà. Qui c'è uno scontino, perché c'era, vabbè, il sacchetto di croccantini per Luna, ne ho preso questi qua, con salmone fresco e riso, questi qua costano 3,50€, 800 grammi, non sono economici, ma non sono nemmeno, cioè, secondo me è conveniente, poi a lei questi piacciono. E poi ho preso anche uno sgrassatore multiuso, ed è qua. E la spesa del Conad, tutto questo è uscito 50€. Passiamo al fruttivendolo. Ho preso un mix di frutta secca, questo lo metto poi in un barattolino, quindi ci sono noci, anacardi e mandorle e sono anche nocciole. Sono buonissimi, ho preso 200 grammi di un misto di frutta secca, rosmarino secco, solita rucola. Raga, io queste non le amo, però ci ho fatto la pasta un giorno e mi è piaciuta e una sera le ho mangiate con la feta. Scusate i vicini, perché ho la finestra un po' aperta così Luna può entrare ed uscire senza che vada io ad aprire e chiudere. E ogni tanto si sentono i vicini. E dicevo, oltre alla pasta l'ho mangiata anche una sera tagliata a fettine con la feta, il limone, insomma non mi ricordo cosa avevo messo più, e mi è piaciuta. Io non lo so, sto cambiando gusti ultimamente. Poi qui cosa c'era? Io prendo le cose e poi mi dimentico. Ah, un bel pezzo di zenzero. Allora io uso, generalmente uso quello in polvere per una questione anche di praticità, però ovviamente il sapore non è uguale. E siccome ultimamente mi sto un po' dilettando con noodles, i ravioli cinesi eccetera, ho voluto prendere la radice proprio intera da fare, insomma da rosolare a pezzettini, insomma ho preso questo zenzero qua. Ecco, immancabili limoni, in questo caso giusto un paio, questo qua. Poi anche se non sono ancora di stagione ho preso delle zucchine, eccole qua, intanto perché comincio ad avere voglia di piatti un po' più freschi. E poi perché è una delle poche verdure che mangia anche Diego, quindi cerco di prenderle ogni tanto, anche se non sono di stagione. Poi due pomodorazzi, no, io ho visto questi pomodori oggi e sono impazzita e non potevo non prenderli. Due pomodorazzi cuore di bue, cioè questa è una delle mie tipologie di pomodoro preferito, buonissimo, belli belli sodi, belli buoni. Un bel cavolfiore, eccolo qua, ce lo poniamo qua. Ed infine allora il cavolo nero che mi hanno regalato al fruttivendolo, perché erano un po' moscetti, nel fine settimana non si sono tanto venduti, come fate a non comprare questa delizia? E me l'hanno regalato, anche se a parte qualcosina da scartare, ma oddio,
in realtà è ancora molto buono e cercherò di mangiarlo prima possibile. Tanto raga, un mazzetto di questi in padella diventa una nullità. Quindi, cavolo nero. E quanto ho speso per la frutta e la verdura? Non ho lo sconto. Ah sì, ce l'ho. Per la frutta e la verdura ho speso 16 euro, quasi 17 euro. In totale io ho speso 67 euro questa settimana e non penso di dover tornare a fare spesa, quindi non lo so, fatemi sapere voi, secondo voi, se è economica oppure no, se ho speso tanto oppure no, magari facciamo anche un po' i paragoni rispetto a dove viviamo, io paesino calabrese, montagna, e questi sono più o meno i prezzi. Vabbè, i prezzi del Conad sono più o meno quelli, sono più o meno sicuramente quelli a livello nazionale. Quelli della frutta e della verdura penso che, nonostante i rincari che ci sono in questo periodo, forse qui da me ancora si riesce insomma in qualche modo a fare una spesa senza costi eccessivi di frutta e verdura. E niente raga, questa era la mia spesa settimanale, spero che questo svuota la spesa vi sia piaciuto e fatemelo sapere giù con un commentino oppure con un like, e noi ci vediamo in un prossimo video. Adesso devo mettere a posto tutto questo ambaradan, cucinare, sistemare un po' casa, poi scappare, non ci voglio pensare. Comunque ci vediamo in un prossimo video, grazie per essere stati con me, un abbraccio e buona giornata, buon inizio di settimana. Qui è lunedì, da voi è martedì. Io ci tengo sempre a specificare questo salto temporale perché magari, boh, non lo so perché.